Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro esausto Silver e dal nostro Silverius. Allora, ora ve lo posso dire, gli ultimi video che avete visto sono stati girati e registrati in un periodo in cui non avrei mai pensato di riuscire a fare video, perché ho avuto tipo 3 settimane di lavoro ininterrotto, senza nemmeno un giorno di riposo, alla media di 12 ore al giorno, senza praticamente nemmeno la pausa pranzo, e con picchi veramente di sveglia alle 4 del mattino, e sono arrivato anche a 15 ore filate di lavoro. Ecco, ciò nonostante sono riuscito a registrare. Molte delle cose che avete visto sono state guidate anche dalla stanchezza. Non volevo diventasse una scusa. Questo è l'ultimo giorno in cui sarò veramente piegato in due come, che so io, un ciocorì. E i ciocorì piegati in due fanno abbastanza schifo, quindi oggi non sarò ancora al meglio di me, poi comincerò a peggiorare. Andiamo, andiamo, che abbiamo un orso brutto da tentare di menare. Lo faccio di nuovo solo per voi, perché orso brutto già picchiato in prima run, già ottenuto il suo bonus, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, allora, di qui ci sono già gli scorpioni. Quindi, se io facessi una cosa del genere, potrei avere qualche vantaggio, perché questi sono gli scorpioni di terra, non credo che questi poi si alzino in volo. Per sicurezza ne spammo un'altra. Ok, questo infatti non l'abbiamo preso. Vado più tranquillo così. Eccolo. Vado più tranquillo così e poi gli rimane quel pelino del sedere di immunità, che poi a me piacerebbe un sacco, ma un sacco tanto, e valesse sia per noi che per gli avversari. Un gioco di ruolo in cui magari esiste, illuminatemi in tal caso, perché lo apprezzerei molto, scoprire che non sto sognando. Un gioco di ruolo in cui se l'avversario subisce, voi immaginatevi di andare a spatasciarvi contro, sì, non ci arriverò mai, vero? Immaginate di andare a spatasciarvi contro un muro, di perdere il 50% della vostra forza vitale, ma essere ancora tali e quali, cioè non esiste, ci si sente un filino più deboli. E quindi anche tutto il resto dovrebbe essere meno efficace. E sarebbe bello se fosse così anche per i mob. Oh, non ci arrivo con niente. Dovrei usare gli incantesimi, ma non ce n'ho voglia nel mio corpo di cambiare il mio mood di gioco. Allora. Vai così che è fighissimo. Venite, venite, venite. Non mi fate paura, mi fate più schifo che paura. Coleottero del cacchio, mi sembrano degli elicotteri da rumore. Ah, tirate indietro la codina, vi inverminate. Adesso mo è questo quello, sì. Silver, hai anche cose da lancio, tipo pugnali, scatolette di tonno. In realtà loro sono tremendamente fragili, si stunnano, cioè si stunnano, deflagrano al suolo come delle emerite cacopere. Ok, allora, quasi quasi io faccio una cosa un po' atipica. Cosa intendi per atipico? Una cosa sensata. Sapete che io non sono molto abituato a fare cose sensate. E andrei quasi. Ma quasi, no, non che semplifichi la vita perché ci sono i masnadieri lì, i cicci frischi, quei piporiti lì. Capra! Ascolta, mi sono già scassato la quaglia di fare la figura del bedeota. Abbiamo cucri a quintali, ne abbiamo migliaia. Impariamo ad usarli, anche perché stiamo per avvicinarci a delle catacombe, secondo me, divertentissime. E quindi, why not? Urca. Bella lì. Sì, potrei anche ripararmi con lo scudo, avete ragione. Ma ho appena detto che avrei fatto una cosa sensata, non più di una.
Scusate, adesso non abbiate troppe pretese, sono pur sempre io, sono lo zio Silver. Gne. Gne. Ok, l'altro non dovrebbe essere volante, addirittura non è nemmeno uno solo. Allora facciamo così, ciuccia pozzati, dato che hai già fatto cose stupide. A gavettoni. Non riesco a salire di qui, oh mio Dio, forse di qui sì. Ah, ci picchia. Allora, e voi vi domanderete, Silver, ma cosa mai potrà fare di tanto sensato da decantarlo? Andare a prendere la grazia successiva, che dovrebbe essere più vicina agli orsi pippati. Ok. Magari mi prendo anche questo, così tanto per non saperne leggere né scrivere. No, scivolo. Scivola. Cioè abbiamo ruzzolato facendo un baccano quasi sesquipedale a pedali, fra l'altro, che è una novità di questa edizione del gioco, sesquipedali a pedali. Ma non male. È un montone. Ah no, è un cinghiale. Cinghiale! Cinchiati! Ok, vi percepisco, non vi vedo, ma so che ci siete. Ora percepisco meno la vostra presenza. Allora, qua il problema è che loro sono tanti, non che siano più forti degli altri o via dicendo. Se ti accerchiano, ti sbucciano come un mandarino. Guardate che si vedono anche là in fondo. O cosa vedo laggiù in fondo? Altri masnadieri. Non mi ricordo se sopra ci sia qualcosa di interessante oltre che ricondurci nella Valle dell'Orso, dove andremo sapientemente poi a farci pippare le natiche. Ma tu pensa... per colpire uno ho evitato l'altro. Ganzo, per una volta mi sono sentito un ninja. Ninja, ecco la M, che è tipo ninja ma più verso la minchia. Ecco, perché io resto pur sempre un minchione. E quelle sono le mie massime capacità. Un grande spirito di adattamento alle situazioni difficili, dove prendo sberle in tutti i modi, ma poi so anche come complicare le cose. Quella è proprio una mia prerogativa. Specie blaterando. Allora, qua sotto non mi sembrava ci fosse niente, giusto appunto, c'è proprio giusto un tacchino farcito che non prenderemo mai e rischieremo di volare di sotto nel vano tentativo di beccarlo. E tenendo conto che lui un uccello, poteva lui beccare noi, ma troppe disamine in questo luogo. Allora, non c'è più nessuno che vuole la nostra cotenna. Li ho già fatti fuori tutti, da di là magari. Ok. Basta, distogli da me il tuo sguardo. Invece ti guardo. Ti prego, non guardare. Potrei recitarla meglio. Potrei metterci più passione. Vedi, lui non vuole essere visto. Perché probabilmente vedete che gli stanno spuntando dei funghi sotto i piedi. E non voleva dar ragione alla mamma quando gli disse di non andare in quella piscina là. Che è questa qui fuori, è un acquitrino zozzo. Allora, pronti per la catacomba più divertente di tutte? Io adesso non so come la riaffronterò, perché essendo che so cose di questa catacomba ora, o di queste catacombe, chiamiamole al plurale come giusto che sia, saranno meno incasinate, purtroppo. Perché queste catacombe sono veramente incasinate, ma tremendamente divertenti. Forse le più divertenti in assoluto di tutto Elden, che devo dire le catacombe nel DLC sono migliorate.
Allora, sempre con col culo allegro, mi raccomando. Dai, che puoi, so che puoi sparare. Vai, vai, bello. Ho uno scudo che è veramente un carro armato, ma non mi fido. Ok, dobbiamo tornare anche a essere noi stessi col Quinfur, eh. Sempre meglio esplorare prima che saltino fuori gli altri, che non mi ricordo dove sono. Allora, ecco, là sopra vedete una delle novità di questa catacomba. Lei, venga, venga che poi ne parliamo. Lo so che mi ha visto, venga, Miagri, Agrippa, Miagri. Venga, venga, rimaniamo un attimino fuori range del pallocchio. Che le faccio assaggiare un po' di sano. Ok, allora, so come affrontarlo. Faccio un piccolo sacrificio, anche se ci sono modi magari più savi, non mi interessa, io devo andare su questo. Giusto, credo di sì. C'è il morbo mortale lì in mezzo, vero? Perché quegli esseruncoli qui sanno essere molto divertenti. Molto divertenti. Allora, non tentate di prenderlo alle spalle perché probabilmente fa la stessa cosa anche da lì dietro, eh. Cioè, girano queste voci, ma su di lui nello specifico, non da tutti i mob come lui. È proprio lui che ha questo, diciamo, potere sul fureo dal sederipo. Allora, io direi che possiamo anche riempirci il menù di roba. Lo faccio per sicurezza. Allora, come vedete poi si andrà anche sotto, ci sarà anche gente molto divertente, ma il problema resta sempre lui, che è brutto e cattivo. Andiamo, vedete che ci aumenta il morbo mortale, perché se rimaniamo sotto il range del suo sguardo, lo chiameremo proprio bello sguardo, veniamo affascinati dal morbo mortale. Sei una stronza. Tu cosa sei, una stronza, un'emerita stronza? E noi ti puniamo nelle terga come tu meriti. Ok. Allora, stavo dicendo, il pallocchio ha questo potere che se ti fa il suo bello sguardo, basta che ti veda con quegli occhioni lì malefici che cominciano a sfrigolare. E ti attaccano il sto morbo mortale. Il problema è che quegli occhi, che io sappia, ne ho provate di ogni, non si possono guastare, rompere, scassare, ciucciafottere, insomma, bisogna tenerseli così. Il problema è che non c'è solo lui, il problema è che ce ne sono altri, e gli altri sono più creativi di lui. Lui è il più innocuo di tutti. Voilà. Boh, sono belle tutte le armi, ma come Kufu, niente male. Che un'arte del Kufu che comprende anche uno scudo, io non so se esista, però noi non ci facciamo troppe domande. E piuttosto che farcela mettere allegramente nel salvadanaio, stanno sempre ben attenti perché di gente balorda da ste parti ce n'è. Poi io parlo e parlando mi perdo tante volte suoni di sottofondo che anticipano la venuta degli stronzi.
Allora. No, non siamo ancora nel punto critico, deve essere al piano di sotto. E anche qua, ragazzi, ci sono impazzito non poco, perché ci sono alcune cose messe con un posizionamento quel tanto che basta fetente. Perché non mi attacca? Ah, fra l'altro vi ringrazio che mi avete fatto sapere che il drago gigante è buggato, che bisognava ricaricare l'area nella speranza di trovarlo. Noi lo lasceremo dove era. Per una volta che abbiamo un vantaggio nella vita, teniamocelo. Ok, io ora non ricordo muri invisibili, non mi pare ve ne fossero, però potrei sbagliarmi, quindi con debita circospezione e calci volanti a bavera, un attimino di... ma sai che magari... giusto per... Allora, questa stanzina con la porta più stretta di tutte... per lei vale la regola del stretta la foglia, larga la via, fai prima a morirci che andartene via. È una trappola, ve lo dico se non lo sapevatelo. Vediamo se... ciao cucri cucri cucri. Eccolo là. E io te ne tiro un altro. Che lo sfanculio sia padrone del tuo corpo. Laido animale leonino. No, perché mi gira la telecamera così a cacchio buffo? Sei impazzito? No, ripipati l'asino. Ma acciucciati pure un gambero, che male non fa. Guarda che stronzo, eh. O viece o vace però, eh. Ok, adesso si potrebbe anche quasi ragionare. Lor signori, siete quanto me consapevoli che ne è sparito uno? Ok. Ah, questi bug. Si sarà chiuso nell'armadio. Che vedevo lì. Pensate che fra di noi c'è gente vecchia abbastanza per capire questa battuta. Allora. Benissimo, qua le cose cominciano a farsi divertenti. Molto divertenti. Tremendamente divertenti. Là sopra, come vedete, sopra la testa del Silver, o meglio, del Silverio, c'è un altro pallocchio. Allora, andiamo con ordine. Questo copre tutta la superficie? No, ricordavo giusto. Venga. Lei scenda. Bravo, bravissimo. Di qualità, di qualità, di qualità. Ok, questo era un simpatico umano portaoggetti, non serviva un cazzo. Benissimo. Ok, questo ce lo fuppiamo, lì ci andiamo dopo, qui non scende niente per ora, questo lo facciamo scendere noi con calma. L'ideale era aggrare. Allora andiamo sotto il cavalcavia. Va via dal cavalcavia, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Ok. Allora, scegliamo con cura lo stronzo da attirare. No, non accovacciarti, stronzo.
è abbassato. Ah no, però l'hai presa nel tuo paruolo. Questo mi conforta non poco. Allora, con calma e per piacere, perché qua c'è praticamente una boss fight, eh. Quindi, con la debita attenzione. Vediamo fin dove arrivano i cucri cucri cucri. Vada. Spata panfete. Spata cianfero. E spata panfete 2. Continuo ad accovacciarmi a vanvera, no? Non mi piace questa cosa. Allora, qui sopra non ce n'è un altro, ve lo dico, prima che vi intimoriate per nulla. Io adesso tenterei con sagace dovizia, con astuzia e perizia, ecco, di prendere dove ti sfizia. No, 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 via, 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 ok. No, no, ok. Ho detto no, no, perché avevo già avviato l'attacco Kung Fu, ma non era affatto partito. E quindi la cosa non mi era piaciuta per niente. Ma solo per quello. Andiamo all'altare a raccogliere l'oggettino. E il grosso dovremmo averlo fatto. Oggettino molto interessante, è molto rivelatore. Io ora non ricordo se c'è qualcuno imboscato dietro i cunicoli o i pertugioli, mi sembra di no. Ok. Guardate solo le dimensioni dell'altare. Tadan! Vice comandante dei cavalieri neri. Ok, basta leggere. Beh, lo scopriremo. Giusto? Allora. Inventario. Ciao, passo. Facciamo finta di vederlo. Facciamo finta di vederlo. Non è qui. Non è qui, allora è più su. È un po' più su. Eccolo qua. Ciao. Però anche in questo caso l'ha mandato nel baule nonostante io non l'avessi potenziato. Vabbè. Ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Usale per evocare lo spirito di vice comandante dei Cavalieri Neri. I Cavalieri Neri erano le truppe scelte dell'esercito di Mesmer. Il loro vice comandante era che padroneggiava tanto la tecnica della lama gemella quanto i poteri del crogiolo, e il cui spirito alberga ora in queste ceneri. Sebbene fosse un campione della caccia alla belva divina, seguì il padre Andreas nella ribellione a Mesmer e, come lui, fu imprigionato in una tomba sotterranea. Mesmer soffrì molto per la perdita del proprio fratello d'armi. Cioè, avete capito a quale spessore sono arrivati i tradimenti, i Voltegban? Come, vabbè, alle volte ci si può anche ripensare, no? Dopo aver scelto una fazione, farsi indietro perché non sei poi così sicuro di aver fatto la scelta giusta, o non vedi più gli stessi obiettivi, eccetera, eccetera. O magari semplicemente non hai trovato l'ampio parcheggio d'ingresso che credevi avresti trovato. Ricordiamoci sempre che c'è Sergio Pallocchi. Anche se in realtà io volevo andare giù prima di andare su, però. Allora. Qui non c'era niente da raccattare, giusto? Quindi sì, vado giù, perché prima del su mi serve giù. Ma no, ecco cosa devo fare. Ecco cosa devo fare. Ah, ma non riesco a... No! Ma... Culo di gomma! Vabbè, andiamo a sto punto prima giù, senza farci mesmerizzare le terga, anche se in realtà qua tutto ti mesmerizza le terga. No, via 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 via. No, scelta saggia, 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 no, scelta saggia. Via. Porco schifo! Da fan secchio!
vaffanpuccio, vaffanciuccio e vaffan tutto il resto. Sapevo della loro presenza sotto, eh? E quello che mi ha fregato è stato il sovraccarico superiore, l'essere caduto dal cornicione mentre volevo spatasciarmi le natiche come un chiappafondaio qualunque. Vabbè, cerchiamo di fare buon viso, cattivo schifo. Salve. Ma devono averli sistemati un attimino, perché prima si tiravano le palle in mezzo alle palle da distanze siderali. Cioè, si sono rabboniti un po'. Molto po'. Ma pensa un po'. Venga, dotto. Venga, dotto. Penso di ammazzo di schiaffi. Di schiaffi! Allora, no, è vero, qua non c'era un tubo, mi faccio solo aggrare da cose ancora più belvifere. Ed è meglio farlo fuori, ve lo dico, perché lui è talmente puzzone che vi potrebbe seguire da qui verso l'infinito e pure oltre. Ok. Ma vaffa secchio veramente. Bravo, bravo. E adesso cos'hai risolto? Che la morale è sempre quella, dai fuoco una girella, eh? Accetta biforcuta, ma io non l'accetto, anche se è biforcuta. Veramente mi sta di traverso, perché me la potevo ampiamente risparmiare, ampiamente. Ciapali e ci là. Che bel mazzolino di fiori che viene dalla montagna, che quando lo tiri si sparagna. Allora, adesso vediamo un pochino se riesco a... Cioè, ho sbagliato il tempo del russolo e mi ha mancato lo stesso. Perché lo ammetto, ho sbagliato il tempo del russolo. Peggio per lui, eh? È lui che ci fa la figura del babaleo. Allora, il vantaggio è che non dobbiamo rifarci proprio tutto. Tipo quella stanzina lì la lasciamo bella lì a riposare in pace. Guarda lì che bello. E qua magari mi prendo il vantaggio del salto giù di qua. Se non fossi cretino però, ecco, già che un vantaggio lo puoi avere, usalo. Mi posto anche se con loro non serve pozzarsi, perché le priorità sono altre. Però, là. Ecco, vedete le cose fatte come si deve. Sono soddisfazioni. Non tutte, ma gran parte sono soddisfazioni. Allora, vediamo qua, c'è ancora un cesto leonini, due cespi leonini, me ne ricordavo uno solo, e vabbè, e sentivo che c'era qualcosa che non andava nei rumori, perché mi sembravano provenire da luoghi diversi e da mondi lontani e da scorregioni molto vicini, che erano loro per inciso. Allora, erba saetta raccolta, pozza ciucciata, scala salita, magari mi ripingo anche questo che non si sa mai, cerchiamo di fare veloci. Ah, che bei momenti. Sifone! Scusate,
o piccoli picchi di entusiasmo che meritano. Ah, ok. Dico. Certo, certo. E avrei dovuto anche ricordarmelo. Quindi uno era sopra, uno era sotto. Ne manca sempre uno. Qual quadra che non cosa c'è. E fino lì ci siamo capiti. Allora, adesso attuiamo la tecnica del corri maiala corri, ma fino a un certo punto. Ok, quel fiorsetta là lo lasciamo là. Ah no, lo possiamo anche prendere, via. Tanto non li usi, Silvio, non li usi. Vabbè, ci avete ragione anche voi. Però è bello averli, metti che appunto vuoi farti quel mazzo lì di fiori. Come se in questi giorni non ne avessi fatti abbastanza. Vabbè, che vedremo così. Ah no, sali. Scale, corde, ciccia, secchio. Allora, qua ci sono molti modi. Non è vero, i modi sono veramente pochi. Però ce n'è uno particolarmente veloce. Lì si scende già al piano inferiore, Però io che sono un guascone abbastanza spericolato, faccio così. Tanto una volta che si sta dietro al pallocchio, il peggio è passato. Salve. In realtà questa non è una scelta delle più felici, però nella vita se ne possono fare di migliori, ma anche di peggiori, Ok. Venga. Allora, i pallocchi non si disattivano, però ci sono incantesimi che ti rendono magari invisibile e robe del genere. Questa merita di essere letta, me lo ricordavo che era veramente, beh, tutto meriterebbe di essere letto, ma ogni tanto qualcosa me lo faccio sfuggire. Allora, era qua, era qui, era qua. Quale dei simpatici paperi era? Salve, non è qui. Come può non essere lì? Scusate, deve essere qui, perché è possibile che sia riuscito a non vederla manco stavolta? Oh santa saracca, eccola qua. Allora, evoca una lancia folgorante attorniata da stemmi del drago antico. Una volta scagliata l'arma, gli stemmi proiettano lance aggiuntive, arrugginite se buonanotte, carica per incrementare il numero di stemmi e aggiungere una setta all'impatto. L'incantesimo era un tempo riservato ai cavalieri affermati, ma nell'interregno è un'arte ormai dimenticata. Questa può essere molto molto utile, ok? Allora, leggiamo anche questa, dato che l'abbiamo raccolto. Attacco folgorante, evoca una folgore che si frantuma e investe l'area circostante. Questo incantesimo può essere lanciato ripetutamente. I draghi antichi, antenati degli esemplari moderni, avevano scaglie di breccia e brandivano fulmini come armi. In un'occasione si spinsero perfino ad attaccare Leyndell, la capitale reale. E ne abbiamo le prove. Anche se abbiamo visto cose molto più grosse, molto più cattive e molto più morte. Allora, prima andiamo di qua, ma poi devo fare una cosa di là, Mi faccio gli scherzi da solo, miticuzzo. Scusi. Anche lei non scherza in fatto di scherzi, Allora, qui dovremmo essere sopra il ponte, esatto. Qua siamo esattamente sopra il ponte di Verona. E se voi sapete la filastrocca, sapete esserci una vecchia scorreggiona. Rossetta gialla. Allora, questa a lungo andare sarà la nostra via d'uscita da qui. Perfect. Il nostro biglietto di sola andata per il ritorno, è bellissimo come concetto. Allora, fin qui vi dico, la catacomba è abbastanza lineare. Il casino arriva al piano successivo, dove se ti sfugge un dettaglio
c'è una parte che non riuscirai mai, mai e poi mai a raggiungere. La testa di demone leonino, ossia testa di stronzo, per gli amici, eh. Allora, equipaggiamento, la leggiamo, è orribile da indossare, molto, molto peggio di tante altre cose meno orribili di lei. Eccola qua, ciapa lì. Copricapo ricavato dalla testa quasi intatta di un malevolo golem. Assomiglia a un leone e conserva flebili tracce di vita. Va da sé, che facciamo? Caca. Sembriamo uno di quei gatti, i gatti sfingigati là, ma con la permanente, di quelle un po' fashion. La cosa bella è che io non dovrei, lo sapete, indossare questo copricapo, perché è la cosa più endgame di tutto Elden Ring. Però io sono ignorante e me ne corticchio allegramente le papere. Cosa volete che vi dica? Vi avevo già detto che, ma come una piccola testimonianza che sia un New Game Plus ci vuole, anche perché io non sono stato neanche a sbattermi a scriverlo nella descrizione del video e via dicendo. L'ho preso proprio tutto con somma gigioneggianza. Ah, la gigioneggianza, quanti bei ricordi. Quando eravamo... Basta, quando eravamo. Direi che è una frase che lasciata lì a metà ti dà l'idea, un po' come quella del... Se l'alcol ti rovina la memoria a breve termine, immagina cosa può fare l'alcol. Esatto. Ok, e quale cose si fanno più divertenti? Perché, come vi avevo detto, qualcuno ha dei pallocchi un po' più creativi degli altri. In realtà questo piano è molto semplice, però il raggiungere il sopra lì in mezzo diventa complicato qualora, appunto, come vi dissi, vi sfuga un piccolo dettaglio, un particolare. E perché ve lo dico? Perché mi era sfuggito. E come sempre ho messo una mezz'oretta buona della mia vita a cercare di trovare una via d'uscita. Qua, attenti che dovrebbe comparire ancora una testa leonina dall'alto. Eccolo qua. Ogni tanto qualcosa ricordo, mica sempre, però vai, rampa su come un rampichino, come una mountain bike e via. Come vedete non ci provo nemmeno più ad attaccare neanche le statue dei pallocchi, perché non ne vale assolutamente la pena. Là, ecco, in realtà ci sarebbe una cosa a cui sono tremendamente deboli, quei draghetti sparafuoco, però io ne sono momentaneamente sprovvisto, perché sennò loro vanno ghiotti del cannonau e quindi se le avessi una bottiglia in tasca loro si trasformano in buti e se la trangugiano avidamente. Però se non avete cannonau so cazzi. Ecco, lui lo ricordavo perché era esattamente quella cosa che era scomparsa dall'altra catacomba, solo che pur non essendo molto più difficile di uno regular, il problema di quello là era che lui era in una posizione dove era difficilissimo da beccare e lui, una volta che ti aveva individuato, ti sparava pere infuocate nel sedere da ogni dove. Il problema era solo esclusivamente quello. Allora, vedete quella porticina là sopra? Ecco, il problema grosso è stato quello, perché finché non individui quella cosa che vi dicevo io sia riuscito a ignorare per molto molto tempo, vi garantisco che diventa veramente una ditata di aria fresca nel sederontolo riuscire a raggiungere quella cosa. Vi troverete a perlustrare tutto il mondo tre volte senza trovare mai una risposta che vi soddisfi. E invece la risposta era molto facile e la risposta è dentro di te. Cercala, perché è sbagliata.
Allora, qua possiamo andare serenamente perché tizio non dovrebbe scendere. Ok, tutta roba che comunque non useremo, perché se dobbiamo essere stronzi lo dobbiamo essere fino in fondo, fila e fondo. Adesso sotto abbiamo lo solito problema, che abbiamo dei pallocchi. Vediamo se riusciamo a... Grandi numeri! Questo è un bel vantaggino, ciò. Questo è un bel vantaggino. Allora, scendiamo da qua. Io non so se ce ne siano 2, 3, 4, 5, non mi ricordo. Diciamoci l'ultimo sorso di Bernard Gascoli. Sì, ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno, ma potremmo anche superpotterlo senza tanti complimenti. Qui l'illusione di trovare qualcosa di miticuzzo, ma in realtà, come vedete, è una grandissima convallaria. Ricordavo che il premio non mi sconfinferava, anche perché oramai le ceneri che volevo tirare a 1000 le avevo tirate a 1000. Le convallarie grosse qua si trovano, che è un piacere, che siamo sempre quasi di essere nel Piacentino. Di qua non si scende, perché se saltate giù di qua vi fate male alle cavigliette, e soprattutto si torna a essere esattamente dove eravamo prima, quindi Allora pallocchio, come vedete, passa sopra, rimbalza, e il fatto è proprio qui: quello che potevate perdervi era qua sotto. Io me l'ero perso, voi non lo so. Ed essendomi perso questo passaggio, non riuscivo a trovare la via per il sopra, perché una volta individuate le pallocchie, si cercava di superarle, di restare indenni, di non morire. Non mi era venuto da prendermi il tempo di guardare di sotto, però in preda all'esasperazione l'unico posto dove non avevo guardato era sotto, anche perché il problema è che la via che tu stai prendendo conduce di sopra, e quindi non mi tornava. Ma poi, memore del fatto che sti posti sono come delle simpatiche cassapanche, vediamo se... ecco, quei pallocchi che hanno attraversato sono quelli che abbiamo circunnavigato prima, in precedenza. Lasciamo... oh, bellissimo. Là. Via. Non mi dispiace, Faccia quello che vuole del mio corpo, ma non mi faccia affrontare i pallocchi vis-à-vis, perché non è il caso. Ecco, vedete? Avete capito dove siamo? Perfetto. La soluzione era tanto semplice quanto minchiosa. Allora, ciapali. Qua, logicamente, come sempre, avrò bisogno di voi per riesumare la risposta corretta, qualunque sia la domanda. Eccoci qua. Come vedete, abbiamo raggiunto il lato di qui sopra che vi dicevo prima. Ed è stato proprio il non trovare una via per questo lato che mi ha fatto ben sperare che la risposta alla domanda fosse qui, proprio qui. Vi spiritosone, là. Ce la facciamo? Ok, no, sono un idiota, sì. Ok. Ecco, come vedete siamo tornati già in prossimità del punto del ponte, e il punto del ponte ti dà lo spunto per ricoprirti d'unto in modo bisunto. Allora, seguiamole correndo, e con questo abbiamo completato la catacomba, manca solo la boss fight. Perfetto. Che è qua sotto. Qua però siamo sotto appunto la protezione di Marika.
sappiamo che Marika fa sia da fare veci sia di zoccola che di protettrice e via. Qua non troveremo niente che non abbiamo già affrontato in passato e soprattutto niente che non ci abbia già aperto le terga e le natiche a mo' di salvadanaio in passato, quindi meh. Allora, in realtà mi converrebbe forse anche questo. Silver, c'è di meglio, sì, ma non l'ho ancora raccolto, quindi buoni, state buoni. Cerco di mantenere un minimo di... Vabbè, anche perché... Là. Ta-dan. Ve lo ricordate, vero? Ecco. Sono contento che lo ricordiate. Giusto, forzati. Forse era meglio i danni da fulmine, vero? Aio. Vai così, che è più bello. Fantastico con lui, fantastico, No. Là. Là. E... Ok. Non l'abbiamo stunna paperizzato. Peccato. Ci avrei tenuto. Aia. Aio. Prima c'è di grande aiuto e non fingeremo che non lo sia. Ok, andato. Ciao ciao cavaliere della morte, che ci dai anche la tua simpatica ascia e il medaglione d'ambra cerulea. Yuhu, evviva. Allora, andiamo a leggiucchiare un po' tutto quanto, anche se vabbè, questo più o meno Gesemu, siamo sempre, ecco. Talismano con intarsi d'ambra cerulea incrementa enormemente i punti azione massimi. Allora, l'altro ci aveva dato questo, ok, come due custodi simpaticissimi di cose meravigliose. La resina invecchiata dall'albero madre si trasforma in ambra, una gemma pregiata all'epoca di Godfrey, primo lord ancestrale, medaglioni prodotti in varie fogge che venivano conferiti alla ristretta cerchia dei più nobili cavalieri auri di Godfrey. Va da sé che sappiamo appunto di chi sta parlando, visto che ne abbiamo fatto fuori, anche se con l'aiuto della nostra lacrima ne abbiamo fatto fuori uno di essi. Vediamo se... eccola qua, bella. Dannatamente bella. Ascia da guerra dorata del Cavaliere della Morte. Coppia di armi da impugnare con entrambe le mani. Sono ammantate dai fulmini, il potere degli adepti del drago antico della capitale. Il Cavaliere, un tempo guardia personale di Godwin, era anche il protettore del cadavere surrogato del Principe della Morte. Ascia gemella con lampo fugace. Dopo aver assunto una postura bassa, si trasforma in una saetta e carica in avanti velocità fulminea. Se seguita da un attacco potente, permette di eseguire un fendente rotante infuso di fulmini. Cosa che abbiamo visto. Figo. Dannatamente figo. Signor surrogato, io direi che possiamo anche salutarla, perché se non ricordo male è l'ultima volta che la vedremo. Ciao bello, è stato un piacere. Saluto te e le tue froge e gli occhi spinti e tutto quanto. Però sarebbe stato bello vederti vivo e vegetale, non coperto di radici. Chissà. Chissà. Ok, e anche questa catacomba l'abbiamo completata. Adesso cerchiamo di ritornare sulla via della caccona brutta a farci scassafottere dall'orso brutto. Cosa che, come vi ricordo, faccio solo esclusivamente per voi, perché io non ho assolutamente il minimo bisogno di fare. Allora, tac, ciapa lì.
che bei momenti dover tornare di sotto. Mi costava tanto la grazia metterla su in cima, eh. Là. Adesso andiamo a dare i punti arcane. Bene, spero comunque di essere quantomeno un briciolo utile per chi magari non ha trovato le vie secondarie delle catacombe e robe simili. Non per altro, perché poi per il resto sono inutili. Quasi arcano a 30. Ah, però. Certo, con piacere. E siamo nemmeno troppo distanti dal livello successivo. Ad minchiam. Una cosa, questa scala su forza, fede, destrezza, almeno... ah no, è la Reduvia che scala su arcano, vero? Perché anche la Reduvia alla fine fine non è male male, eh? Con arcano in... Vabbè, questa magari è un pochino più sensata. Con arcano in D 182, 187 e 110 in critico. Però questo fa anche danno sacro e fa calare l'energia e bla 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 bla. Una bella combo, eh. Sarebbe una, veramente una bella combo. Una bella combo, una bella combo, una bella combo, una bella combo. Adesso. Allora, adesso. Però se vado di qui mi devo rifare i scorpioni. I megoglioni. E anche i bambauletti. Anche se sono di grano duro. Non mi conviene. Guardate dove siamo, eh. Siamo già proprio sotto quello che è la montagna di Rau e ci manca veramente poco da esplorare, anche se in realtà è tantissimo perché dobbiamo fare questa che è una zona meravigliosa e poi ci mancano questo, questo, la, questo, questo, vabbè, questo e poi ci manca da fare Bale e soprattutto ci manca questo. Questo secondo me è il luogo più bello in assoluto esteticamente, eh? E poi giustamente dobbiamo andare fino qui, ma vabbè, Raul la lasceremo per ultima. Il prossimo passo ce lo concederemo qui perché sblocca troppe cose per non dargli la precedenza, poi vedremo il da farsi, anche se io nella testa la mia mappa di Perlustro ce la ho. Allora, io farò un solo tentativo ancora con l'orso brutto proprio perché non mi serve. E quindi al massimo vi leggo il costumino eccetera eccetera, che è tutto molto carino, molto coreografico, però alla fine della fiera non voglio perdere troppo tempo per pippare un orso. Allora facciamo così, prepariamoci già questo da sciucellarci più o meno allegramente. Poco prima degli scorpioni saliamo su, ossia qui, cerchiamo di non attirare l'attenzione di troppi orsi, orsu. Allora, in realtà forse mi converrebbe di più mi servirebbe un'arma che causasse tanto sanguinamento, ma tanto, o un'arma su cui io abbia equipaggiato però questa fa tanto bello ma poco danno. Scusate, mi perderò un secondo attimo i ragionamenti più infausti del solito. Questa marcescenza sanguinamento, striscia mirmecofila, mirmefotiti proprio. E, no, scusi, per forza. Cambiamo questo e ci mettiamo immunità, veleno e marcescenza, no.
Urca, siamo di nuovo allo sgocciolio del tempo. Allora, robustezza è quello del sanguinamento. Porca galera, galera. Mi si sta scaturendo tanta immaginazione, ma no. Siccome io non sono uno che builda molto su sanguinamento, robe simili. Potrei aver vantaggio con queste. Potrei, ma non ne sono sicuro. Questo no, assolutamente no. Ok, che cazzarola sto facendo? Questo, ok, non sono sicuro sia la scelta giusta, ma almeno per un traiello tutto sta, eccolo là. Allora andiamo con debito ordine. Con questo e con questo. Ok. Bravo orso, meno bravo orso, meno bravo orso. Ok, vedi, il combinamento almeno gli è entrato, la marcescenza non credo. Ecco, questo è quello che otterremo sconfiggendolo, il suo urlo, che è un urlo specifico, molto più forte degli altri. Si chiama il rutto di Rugalea. Benissimo, ti ringrazio perché mi hai fatto fare un figurone con gli amici a casa. Benissimo. Mi piace come non ti interrompo gli attacchi. Grandioso. Grazie, grazie, mia piccola lacrima, mia piccola dolce lacrima, una lacrima sul viso con cui ho capito molte cose, ci permette di acchiappare appunto il rutto di Rugalea e poi otterremo tutto il set. Allora andiamo a leggerci appunto la cosa del rutto che dovrebbe essere qui. Io non l'ho mai equipaggiata perché comunque sia ho già problemi miei, ci manca solo di mettermi a fare i ruttini. Anche se questi non sono proprio ruttini, sono ruttoni, però. Dove sei? Come possono? È contato come incantesimo? Mi stai dicendo questo? No, è una cenere. È un urlo. Dai, che non ho più tempo. Vabbè, lo vedremo nel prossimo fantasticissimo episodio. Perché sta per scadere il cronometro, non vorrei che tutto si tagli come, non lo so io, del pan per focaccia o robe simili. Alla prossima! Ciao ciao, ci vedremo altrove, ve lo dico, ci vedremo molto altrove. Ciao ciao.